pronto per lo scatto lo scattista del San Giorgio Riccardo Franco, velocista, pluricampione nazionale più volte nella canoa velocità, mentre invece a sorpresa parte il numero 9 Paolo Delpin e anche lui riesce, ma no, di fatto non ce la fa a trattenere la palla, palla in possesso, errore del idroscalo. Subito scoppiettanti le prime fasi di gioco, abbiamo visto come il recupero del primo pallone è sempre spettacolare e ci regala sempre qualche O da parte del pubblico. Adesso San Giorgio che va a provare il tiro, fa scambio tra 15 e 9, siamo sotto porta, tentativo del 9 ma viene ripresa la palla da Milano. Beh sì, c'erano almeno tre pagaie davanti a Delpin, quindi il tentativo è stato molto, molto difficile. C'è un possibile contropiede del Milano che aveva sulla fascia libera il numero 5 ma non ne approfitta, ancora il Milano che spinge. Vediamo come si chiudono, ma molto bene la difesa del San Giorgio. Viene fermato il tempo in questo momento. Fermato il tempo. È fermo. Un attimo di sincronizzazione del cronometro. E ora viene chiamata la palla a due. La palla a due è proprio quando diciamo non c'è un'attribuzione diretta del pallone e quindi i due giocatori si contenderanno il pallone. Ok, sembra siamo pronti per questa palla 2, la palla deve prima toccare l'acqua, questa è la regola. Devono darsi la mano. E si riparte dopo questo piccolo inconveniente tecnico ed è pallone preso da il San Giorgio. Si ferma il tempo. Palla gettata via dal numero 1 del idroscalo e il quale si becca un cartellino verde. Alberto Baroni si becca un verde dall'arbitro per aver allontanato la palla. Sì, regolamento vorrebbe per l'appunto che il pallone fosse lasciato in posizione e che non fosse più mosso dal giocatore, un gesto non proprio sportivo che non è proprio della canoa polo, che ricordiamo che è una disciplina in cui la correttezza regna quantomeno sovrana. E ora il San Giorgio che cerca di rimbastire la manovra d'attacco mentre il canoa Milano va a cercare di recuperare il pallone, passaggio al numero 15, si va un po' la palla, tiro, ma prende la traversa ed è pallone di nuovo a Milano. Milano che ci crede e si vede anche dal numero di pagaiate come cerchino di aumentare in ogni caso la velocità di gioco. Dario, cosa ne pensi di questo Milano? Riuscirà in qualche modo a farci vedere qualche altro gol o il San Giorgio sarà così bravo da chiudersi completamente in difesa? Mi fai una domanda un po' imbarazzante perché tu sai che io sono un po' legato alla società di San Giorgio, quindi cosa spero non te lo dico, però mi auguro di vedere un po' un bel gioco ancora in questa partita, quindi poi insomma si tratta di un altro non tiro. È la finale di Coppa del Mondo, però insomma altro tiro del Milano che inizia ad aggredire sotto tutti i punti di vista il San Giorgio che comunque riesce a recuperare la palla. San Giorgio che con calma imposta la manovra, Toniolo, Andrea Sorato che portano avanti il pallone. Andrea, potremmo anche lui chiamarlo braccio di ferro, proprio per la sua potenza nel tiro e la sua rapidità, tra virgolette, destrezza e canoa. Conquista la palla Sorato, c'è stato un altro fallo rilevato invece nelle retrovie del
E attenzione, oh, prova tiro, la bocca. Tiro un po' avverrato da parte del numero 7 Antonio Russo. Prova la botta al numero 7 Antonio Russo, abbastanza fuori dallo specchio della porta. Aveva visto il portiere non in linea, non schierato, per cui ci ha provato, diciamo. Tecnicamente è un buon gesto, tuttavia forse era, non era l'occasione giusta, visto che sono sotto di due reti. Mancano ancora 6 minuti alla conclusione di questa finale. 3-1 il vantaggio del San Giorgio. Il San Giorgio che ora manovra attentamente il pallone, cerca in qualche modo di aprirsi una breccia all'interno dell'arcigna difesa del Milano, ma San Giorgio tira ancora la palla. Del Pimper manovra sulla destra, Del Pimper Sorato, Sorato per Toniolo sulla sinistra, cercano di far sbilanciare un po' la difesa dell'Idroscalo. E 20 secondi per andare al tiro per la squadra del San Giorgio. Proteste del numero 1 per ostruzione o presunta tale del numero 15, ma nel frattempo Del Pin si presenta di fronte alla porta, scaglia ed è pallone per il Milano. Milano che riprende, palla rimane in campo e cerca il numero 1, tentativo di contropiede, ma il passaggio veramente arretrato in quei casi lì. Attenzione, un po' di nervosismo adesso in campo. Si sente un po' la tensione di questa partita. L'arbitro chiama 6 giocatori. Bisogna dire però che è stato sbagliato il passaggio di lancio del contropiede. Il passaggio dovrebbe essere di solito davanti al giocatore, quindi il giocatore che era lanciato in contropiede non è riuscito ad agganciare la palla, a ricevere il passaggio dalle retrovie. Partita un po' nervosa, volano i cartellini verdi. E diciamo che sicuramente un errore del Milano e poi una certa stretta dei giocatori del San Giorgio hanno in qualche modo incattivito gli animi sostanzialmente. Si parte e riparte anche il tempo. Via Milano, Milano che si passa il pallone. Serie di scambi ravvicinati per cercare il tiro, tiro del numero 7, ma paratona del numero 9 e San Giorgio va per cercare di ricostruire. Beltramini sulla fascia, lancia il numero 3 Riccardo Franco, troppo largo il lancio, però è costretto ad allargare ulteriormente per Toniolo che tenta un tiro che si stampa sulla traversa o poco dietro la traversa superiore della porta. E vediamo ora Milano che riprende il pallone. Milano che ancora devo dire che non ho ancora visto brillare Beltramini in questa finale. Mi aspetto qualcosa dal... Sì, il ragazzo che di solito ha un temperamento molto reattivo in campo, oggi non ha ancora brillato proprio per questo temperamento che lo vede ogni volta giocare uomo contro uomo per la palla. Comunque manca ancora abbastanza minuti, mancano ancora 4 minuti, c'è un tiro pericoloso del Milano! Ma traversa su traversa, colpo di fortuna veramente, è stato fortunato San Giorgio, si allunga troppo la palla Del Pin e adesso metterà tutta la grinta per riconquistarla, però è stato un errore anche questo abbastanza pericoloso. Perdere palla in questa fase della partita, della finale, è veramente determinante. Siamo su, sì, sul 3-1 per il San Giorgio, però la distanza è breve. Numero 5 di Pascoli. E vediamo che viene dato fallo. Veramente ci sono colpi, anche colpi proibiti un po' sotto l'area del San Giorgio. Vediamo che Milano inizia a pressare duramente la difesa del San Giorgio e San Giorgio deve tirare fuori un po' le unghie per difendersi. Beltramini per Di Pascoli, che appoggia sul capitano Toniolo. Ed ora ancora il passaggio numero 5 del San Giorgio. Vediamo se il numero 6 Toniolo proverà il tiro, è parata! Gran bella parata del numero 1 del Milano. C'è battaglia ancora però nell'area del CTPC. E recupera Milano, Milano va, potrebbe essere in superiorità numerica, si chiudono i ragazzi del San Giorgio, 5 hanno un'autostrada davanti a 6, vediamo se prova la bomba, prova la bomba, prova la bomba, prova la bomba ed è paratona! Bellissima performance del numero 5 del Milano che con un'autostrada libera ha provato a fulminare la porta del San Giorgio, ma
la saracinesca del San Giorgio si è chiusa, no Dario? Sì, Carlo Boscolo ce l'ha messa tutta, tiro anche abbastanza forte, ma c'era una selva di pagaie davanti a lui. Pallone del Milano che comunque manovra ancora, nonostante che il tempo a loro disposizione per recuperare sia solo di 2 minuti. Quindi i ragazzi di Milano dovranno sicuramente provare a questo punto a essere più incisivi. 2 minuti per 2 gol. E c'è! E il primo è arrivato. Attenzione San Giorgio, 3-2 per il San Giorgio su il CPPC. In questo momento la... Stop. Via. E si riparte. Tiro del San Giorgio che in qualche modo voleva prendere di sorpresa il Milano, ma guadagna una rimessa dall'angolo il San Giorgio. 1 minuto e mezzo da vivere con le palpitazioni, 1 minuto e mezzo anche. 3-2 il punteggio e San Giorgio, partita vediamo. Tutta da decidere ancora, anche perché abbiamo visto che i ragazzi di Milano, anche quelli dell'Idrescalo, ci hanno abituato a delle clamorose rimonte. Ma San Giorgio tiene la palla, vediamo se i ragazzi di Milano escono per recuperare il pallone o aspettano l'errore. In questo momento va in estremo il giocatore del San Giorgio, vediamo se prova dal tiro, ma il Milano riesce a recuperare. Attenzione al Milano, pericolosissimo, azione di contropiede, il 7 davanti al portiere, 1 contro 1, passa, vediamo se tira, ma errore clamoroso, recupera ancora il Milano. Attenzione però, fallo. Fischiato un fallo al San Giorgio. Sale la tensione alle stelle per questo ultimo minuto di gioco, c'è la possibilità di pareggiare per il Milano. Mancano 28 secondi al tiro, forse sarà l'ultima azione. Fallo, è stato fischiato un fallo al CPPC Milano. In questo momento il San Giorgio ha la possibilità, non viene lasciato battere il fallo il San Giorgio. Numero 9 del PIN, pressione a tutto campo fra le due squadre. E finisce in questo momento e vince il San Giorgio questa finale per il primo posto del torneo di Cervignano. Qualche recriminazione da parte del Milano, come sì, c'è qualche protesta per questi ultimi secondi di gioco. Come sappiamo Milano c'è sempre, San Giorgio, sono state sempre partite molto tese, partite dove i nervi sono a forte pressione, comunque una partita come ce l'aspettavamo, ossia ricca di colpi di scena, il Milano che ha rincorso fino all'ultimo, per cui onore a questa squadra che ci ha dato un'ottima impressione. E soprattutto i complimenti a San Giorgio che si rinnova campione di questo torneo. Direi un ultimo applauso al Andrea Sorato, il numero 11 del San Giorgio, che ha concluso degnamente la sua carriera. Speriamo ci ripensi, questo va sempre, vale sempre. Quindi, grazie.